Buon pomeriggio, ben ritrovati dal Torlonia di Sabina, di Palombara in Sabina. Un saluto da Enrico Mariotti e Flash Sport. Si comincia col primo giro al pallone dato dai padroni di casa. Rissato il numero 10, si riparte da Saccucci. Nel vicino Fraschetti, eccolo che riceve. Antonini. Destro-sinistro, salta secco Savelli, incursione di Antonini, dentro il pallone per Potocco di testa, era una grande chance, non è riuscito il numero 18 a girarla a rete. Con le mani la rimessa, Di Palma mette giù, lungo il pallone a cercare i centimetri di Piermaria, spizzata che riesce, Tomassacci sulla destra, sterzata del numero 10, cerca spazio centralmente, la porta ancora col mancino numero 10, servizio sulla sinistra per Di Palma, si accentra col destro, conclusione su cui deve mettere le mani Saccucci, buono spunto del Saxa Flaminia. Corner bianco-verde, pallone nel cuore dell'area di rigore, rimane lì ancora Saccucci a dire di no, coglie palermitano, pensa lui al destro, palermitano dalla distanza, arriva al 19esimo, il gol del vantaggio della Nova 7 grazie al destro da fuori area di palermitano. Con le mani Proietti centralmente va a scippare però il pallone palermitano, quindi allunga il passo Petrucci centralmente per Coccia. Coccia entra in area di rigore col destro, Coccia si gonfia la rete, doppio vantaggio Nova 7 al 27esimo, va ad esultare con la panchina, 2-0 Nova 7, il gol anche di Coccia. Ribattere ora il calcio di punizione, quindi Attili perché ha spazio centralmente, devi scaricare in orizzontale. Sacchetti di spalle, prova a girare l'altro numero 8 di Cesare. Buona manovra del Saxa Flaminia che arriva in area di rigore. Combinazione in verticale. Conclusione di Savelli sul secondo palo. Accorce le distanze il Saxa Flaminia al 32esimo del primo tempo. Rilancio di Saccucci. Potocco di testa per Petrucci. Prova a spingere la Nova 7 centralmente, Di Cesare riceve, Di Cesare col destro, eccolo che arriva anche il gol di Di Cesare, 3-1 al 44esimo. Di Cesare, Sacchetti, Di Palma centralmente, suggerimento in avanti, non arriva da Savelli, mette ordine errante col mancino da Coccia a sfidare Riccioni. Coccia centralmente, ancora Coccia, quasi fotocopia del secondo gol, stavolta il pallone che esce largo oltre il secondo palo. Inizia la ripresa, tocca il primo pallone il Saxa Flaminia, 4 in barriera per Saccucci. Sacchetti oltre la barriera, vola Saccucci, il pallone termina largo. Rante e Larardi sul pallone. Tocca corto Larardi da Rante. Tenta la conclusione il numero 10. Si impegna la rovere. Pone 3 Saccucci. Parte col destro Di Palma. Sul secondo palo arriva il colpo di testa che accorcia ulteriormente le distanze. Arriva il gol della Saxa Flaminia. 3-2 al 21esimo. Vince l'angolo di Rante. Palla verso Palermitano di testa. Palla che sfiora l'incrocio. Palermitano dominante a centrocampo, servizio per Golia, può lanciare forse anche Palermitano, la palla più difficile per Sanna, riesce a toccare ma non a servire nessuno. Cerini mette giù, quindi Rante,
Petrucci per Golia, per Coccia, verso Golia, col mancino, incredibile, incredibile occasione per la Nova 7. Di tenere botta la numero 15, palla dentro per Golia, si posiziona, prova a girarsi Golia, non c'è spazio, la tiene il 17, palla dentro, non arriva poi Cerini, Lararti ancora col mancino, le finte di Lararti, palla in diagonale, arriva il 4-2 della Nova 7 grazie al sinistro di Lararti. Questa l'esultanza del numero 3. Gioco spezzettato negli ultimi minuti. Riccioni, corridoio centrale, Tomassacci col mancino, stava per fare un gran gol il numero 10, fortuna di Saccucci, conclusione è finita alta, rilancio di Saccucci, tocca Sanna, pallone che rimane lì, quindi Lararti per Rante, Coccia sovrapposizione di Rante col mancino, chiude lo spazio la Rovere, destra arriva il traversone, Cerini al volo, il gol del numero 13, eccolo qua, fa 5-2 per la Nova 7, non c'è più tempo. Finisce 5-2 tra Nova 7 e Saxa Flaminia. Porta a casa altri tre punti importanti la Nova 7.